Nel paese dei Coppola, il genere della cinematografia ha ormai abbondantemente attecchito. Giovani registi e promettenti attori crescono all'ombra del grande schermo e si distinguono ormai non solo a livello locale, ma anche in ambito nazionale. Sono quindi sempre più frequenti, e stasera ne abbiamo una testimonianza, le presentazioni di opere filmiche, per lo più cortometraggi, girati in loco, che portano in giro per la penisola e anche oltre storie, usi, costumi di Bernalda e della Lucania. Stasera i riflettori sono puntati sul cast cinematografico di Vincenzo Petrocelli, al suo secondo lavoro d'autore. Liberi Viri è un racconto struggente, intenso, fatto di passioni, di ideali, di sentimenti, di varie umanità, che attraverso gli anni bui, drammatici della Seconda Guerra Mondiale, racconta la vicenda di un'infanzia negata dalla storia e dagli uomini. Protagonista all'esordio l'attore bernaldese Vincenzo Puntillo, che si è voluto cimentare, non vorrei dire sacrificare, non senza qualche titubanza, in quest'ennesima prova di vita, calandosi nel personaggio principale, Pietro, che rivede a ritroso il film della sua tragica esistenza, fino all'illuminazione finale, che riscatta una vita di stenti e di umiliazioni. Di questo ed altro parleremo stasera, non prima di aver presentato l'intero cast del corto, la presentazione della quale è affidata naturalmente al regista, Vincenzo. Buonasera a tutti, io non so da dove iniziare, sinceramente. Allora, diceva Angelo che questo è il mio secondo, ovviamente, lavoro, sì, diciamo un lavoro d'autore, però ovviamente devo subito fare dei ringraziamenti, perché non è un mio lavoro personale, ma è un lavoro di squadra. Innanzitutto dobbiamo ringraziare veramente due ragazzi che sono stati veramente fantastici, che hanno avuto questa idea, che sono Tony Ferrara e Nicola Lo Spinoso, che mi hanno veramente scioccato, devo dire la verità. Cioè, vedere due ragazzi di 16 anni che invece di pensare, che so, alle veline, al calcio o a quant'altro, mi sono ritrovato con questa idea, questa bozza, questo soggetto che mi ha molto emozionato. Con loro abbiamo iniziato un progetto già l'anno scorso, che abbiamo portato avanti poi per tutto quest'anno. Quindi abbiamo fatto una nostra piccola produzione l'anno scorso, abbiamo avuto anche qualche ringraziamento da parte di qualcuno, insomma, in Italia. Siamo contenti per questo, cioè, come si dice, non è importante vincere ma è partecipare, almeno quello. Siamo arrivati in finale, insomma, in qualche concorso che abbiamo fatto qui in Italia. Dopodiché poi abbiamo iniziato a studiare, vi ho fatto comprare un po' di libri, ragazzi. Quanti libri siamo arrivati? Sette libri. Abbiamo comprato sette libri, quindi, che parlano di recitazione, di regia, di montaggio, di insomma tutto ciò che riguarda l'arte cinematografica, perché a loro piace tantissimo l'arte cinematografica, o sbaglio? Ecco, siamo andati avanti, di sceneggiatura soprattutto, anche per Nicola stesso. A un certo punto mi sono ritrovato con questa sceneggiatura, tra le varie che mi hanno portato, insomma, all'inizio ho detto che non mi piacevano, no, ragazzi, cioè, parlavo di ragazzi, ragazzini, queste cose qua, che insomma, a me non piacevano tanto. Poi a un certo punto mi ritrovo questa idea davanti, ma questa chi l'ha scritta? No, siamo stati noi, ma ci credo poco, insomma, io alla fine. Però alla fine mi hanno convinto, insomma, no, loro veramente, perché no, abbiamo preso l'idea da lì, abbiamo chiesto un po' in giro, abbiamo studiato anche riferimenti, abbiamo fatto dei riferimenti storici, ci è piaciuto tantissimo, quindi che facciamo? La soggettiamo, tra virgolette la soggettiamo, cioè l'abbiamo messa su, insomma, su carta, l'abbiamo sceneggiata, ecco, infatti abbiamo sceneggiato tutti insieme, abbiamo scritto questa, per noi un'opera. Per noi è veramente un'opera molto difficile, molto, c'è da riflettere parecchio su quello che vedrete, perché tratta argomenti molto delicati che sono ancora vivi tutt'oggi, quindi non parla solamente della guerra, ma va dalla guerra sì fino adesso, però sono argomenti vivi ancora tutt'oggi, poi capirete guardando il film stesso. Niente, io volevo fare dei ringraziamenti particolari prima di passare la parola agli altri. Allora, innanzitutto volevo fare questo ringraziamento a chi mi ha sopportato
oltre a tutti i ragazzi che ovviamente devo ricordare, anche Alessandra, Francesco, Carmine, se volete venite qua così vi beccate anche l'applauso, Vito Pasciucco, che ha fatto insomma una parte veramente molto difficile. Vito Pasciucco, poi vedrete cosa ha fatto. Poi tutti i ragazzini dove ce li abbiamo? Volete venire tutti quanti? Due qua, uno là. Tutti quanti ragazzi, perché non posso ricordare tutti, eh. Siamo veramente in tanti, abbiamo studiato tutto quest'anno per fare questa cosa qui, quindi ci terrei tantissimo a presentarveli. Quanto so belli. E Fabio. Fabio che interpreta poi anche una parte da protagonista. Un attimo solo. E poi devo presentare anche Cenzino, che è il protagonista adulto. E Damiano, scusami, qua abbiamo tutte le famiglie. Adesso ve li presenterò uno per uno, cioè nel senso passerò il microfono, però fatemi finire di fare questi ringraziamenti. Innanzitutto chi ci ha appoggiato, che sono BF Palchi, Francesco che purtroppo ci è venuto dietro nonostante tutto, Francesco Busco, la tipografia di Santis, che oltre ad avere questo rapporto con noi ci ha fatto altri doni successivamente con altri manifesti, insomma ci ha fatto anche lui da sponsor, a Vincenzo D'Amati, l'altro sponsor, facciamo un applauso a tutti coloro che hanno collaborato, perché ovviamente ci siamo autofinanziati, però per far sì che ci fosse questa presentazione ci hanno aiutato diverse persone. L'altro chi è? Ah, il comune di Bernalda, scusate, il comune di Bernalda che è in primis. Ecco, dopo aver presentato il cast, stavo dicendo che da 2 mesi mi stanno sopportando. Non tanto lui quanto la moglie. Sanno già di chi sto parlando. Ascolterete delle musiche veramente bellissime che fanno da contorno al film. Lui ci ha lavorato per 2 mesi interi, sottraendosi non solo al lavoro ma anche alla famiglia. Vi presento Berardo Lella. Chiedo ancora scusa a Licia se te l'ho sottratto per questi 2 mesi. La presentazione però, e qualche domanda ve la vuol fare Vincenzo, che è molto affezionato a voi, lo ha detto anche nell'intervista sul giornale, e quindi vorrebbe presentarvi lui. Allora, poi volevo parlare un attimo con Marta. Allora, Marta è una persona che sin dall'inizio, da quando l'ho conosciuta 2 anni fa, non so se ti ricordi 2 anni fa quando ti venivo a prendere da Valsinni, certo, mi è rimasta molto a cuore. E lei è stata colei la quale, lei è un'attrice, regista e produttrice, tutte e 3 insieme, adesso si è messa anche a fare la cantante. La cantautrice è stata l'unica artista vera a credere nel mio progetto, e volevo salutare ovviamente il maestro Gaetano Russo. Io sono un tipo che litiga un po' con tutti gli artisti, però poi alla fine ci ritroviamo sempre, soprattutto con chi mi ha insegnato tanto. Però intanto devo passare prima la palla a Marta, prima di questo Fabio, il mio omaggio personale. Allora, il più bel fiore per me che è sbocciato è sicuramente Liberi Viri, no? E quindi anche l'esperimento che ha fatto Vincenzo prima. Sono contenta di essere qui, oramai io sono per metà lucano, ogni tanto mi vedete qui in Basilicata, mi sono affezionata da 4 anni, da quando abbiamo fatto il primo film su Isabella Morra.